Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allegri Out è sold out. Questo gioco di parole è interessante perché mentre chiaramente stiamo assistendo a quello che è intanto un periodo veramente no per quanto riguarda la Juventus, un periodo no che ha portato anche al famoso patto spogliatoio che poi di fatto è una strigliata dell'allenatore col supporto dei senatori, fondamentalmente questo è un modo per superare la crisi. Rispetto a questa cosa qua, chiaramente si sono scatenati, rispetto quindi al momento no, della Juve, si sono scatenati i tanti detrattori di Allegri. Ora non voglio chiaramente dilungarmi sul fatto che possa o piacere o meno Allegri, possa andare bene o meno Allegri, possa essere o meno Allegri il giusto allenatore per questa Juventus, per questo contesto, eccetera, eccetera. Non è questo il tema. È quanto piuttosto la diversità di reazione che si vede, come sempre, sui social e che si vede invece nelle scelte d'acquisto per andare allo stadio. Perché Juventus-Frosinone, che è una partita all'ora di pranzo, è una partita domenica, è domenica quindi di fatto insomma, va bene, non è un problema, ma soprattutto è Juventus-Frosinone, è sold out. Quindi di fatto questo weekend la Juventus giocherà in casa con tutto lo stadio pieno. E sold out non è scontato, perché? Perché comunque non è una partita di cartello, non è neanche una partita ad un orario molto buono, cioè l'ora di pranzo uno pranza, stranamente. Quindi magari alle 3 è già meglio, mangi qualcosa dentro, insomma non sto neanche a dilungarmi sulle vostre e sulle nostre in qualche modo usanze quando sono allo stadio. Però questo fa un po' pensare, fa un po' pensare che nonostante ci sia una percezione di un certo tipo nei social a seguito di quello che è successo, c'è un altro tipo di percezione rispetto a quanto è successo allo stadio. Perché? Perché fondamentalmente, come sempre, c'è questa discrepanza, questa divergenza tra quelli che sono gli intenti palesati in qualche modo nei social e quelli che veramente sono gli intenti del tifoso. Oppure potrebbe essere che rispetto ai tifosi ci sia una parte che di fatto segue la Juventus un po' per moda, e non sto parlando di quelli che non vanno allo stadio perché ci sarei anch'io, ma di quelli che seguono la Juventus finché va tutto bene, ma nel momento in cui va tutto male spalmano contro i giocatori, contro l'allenatore, contro la società, non seguono più la Juve, perdono interesse, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure non perdono interesse, ma no, ne acquisiscono sulla polemica a prescindere, come se avessero in qualche modo tanto tempo da spendere. Invece c'è una parte che, anche riconoscendo magari l'allenatore come parte del problema, la dirigenza e i giocatori, va comunque allo stadio per sostenere la Juventus. Perché la Juventus in crisi, in una breve crisi che è durata 4 partite, con 2 pareggi e chiaramente 2 sconfitte, ma che è in qualche modo successiva ad una stagione, metà stagione, buonissima, ottima quasi direi. Diciamo che se dovessimo fare una media attualmente di quanto visto in questa stagione fino ad ora, l'ottimo non c'è per queste 4 partite, perché di fatto ci siamo tolti dalla lotta scudetto quando c'eravamo fondamentalmente, però sicuramente è molto buona. Se non possiamo mettere sullo stesso piano 4 partite con le altre 20, ecco che quindi, da una ragione puramente logica, se usiamo la logica, sostenere la squadra in questo momento è dimostrazione di affetto verso la squadra che ha fatto molto bene, ma anche dimostrazione di essere di vicinanza, di essere vicini alla squadra che in questo momento ha un piccolo problema. Che è un problema, tra l'altro, perché lo notiamo tranquillamente, che non è tanto legato al fatto che non vogliano mettersi d'impegno, che l'allenatore non voglia che la squadra abbia una reazione, quanto piuttosto perché per n motivi, errori dell'allenatore, piuttosto che un calo psicologico della squadra, insomma, siamo arrivati a questa situazione. È sempre molto interessante come nel momento in cui, almeno per questa stagione, perché spesso in altre stagioni non è stato così, ma in questa stagione secondo me c'è stata una maturità da parte nostra come tifosi molto buona e la si percepisce molto di più rispetto alla dinamica stadio che alla dinamica social, che direbbe il contrario. Al crescere dell'Allegri Out è cresciuto il sold out. Questa stagione, che vede ancora Allegri nella panchina, è stata praticamente sempre un successo dal punto di vista dei sold out. Non penso che l'abbiamo fatto quasi sempre, e se non sempre poco ci manca, perché comunque sappiamo che l'inverno non è facile andare allo stadio a Torino, no? Specie se è la sera. Sappiamo anche che ha avuto successo anche la Coppa Italia, banalmente. Quindi da questo punto di vista la Juventus, nonostante i problemi, i limiti, anche prima che la Juventus facesse questa sequenza di 50 e passa punti 20 partite, ha sempre avuto grande sostegno da parte dei tifosi. E penso che la maturità di parte della tifoseria, perché c'è anche una parte che matura non è, cioè quella che in qualche modo diventa meno juventina perché non ha più a cuore l'allenatore, non ha più a cuore i giocatori, o piuttosto non ha più in qualche modo interesse verso Juventus che non vince più, ecco. Però per fortuna c'è una quota di tifosi che fa il tifoso. E devo dire, c'è poco da fare, che chi va allo stadio
Ah, sicuramente, non dico che debba avere un privilegio, ma è chiaro perché io non faccio parte dello stadio più di tanto, ma sicuramente il fatto che spenda, che in qualche modo perda del tempo, comunque lo spenda più che altro il tempo, oltre che i soldi, ecco, è una dimostrazione di affetto, vicinanza e di vero tifo. Poi chiaramente non tutti possono andare allo stadio, banalmente perché non ci stiamo tutti, ma anche di quelli che guardano come me e come voi la televisione Juventus, in qualche modo ci si può dividere tra chi sostiene Juventus a prescindere, non perde l'interesse a seconda di quello che è il risultato, e quello che segue la Juventus magari per un così, proprio per passare il tempo senza avere un interesse specifico verso la dinamica Juve. E quindi di fatto quello che sta succedendo sui social, che è totalmente opposto rispetto alla notizia del sold out in una partita come quella contro Frosinone, è dimostrazione del fatto che per fortuna il tifo juventino non è del tutto perso. Però devo dire che negli ultimi tempi, sia per i toni che per i modi chiaramente usati contro sia l'allenatore, che chiaramente Allegri out un po', no, l'hashtag di punta, no? Ma c'è anche tutto un discorso. Io sono molto critico verso alcuni giocatori, non è che non bisogna essere critici, non è quello il punto, ma rispetto alla critica, che è una cosa, c'è anche quello dell'insultare, quello del in qualche modo trovare capri espiatori, sempre e comunque solo quello. Quello è un problema che non porta in nessun modo né a valorizzare la critica, perché spesso si mischia la critica legittima con la polemica senza alcun tipo di obiettivo concreto, e quindi in qualche modo si va anche a buttare un po' tutti in vacca, sia dal punto di vista della critica, sia dal punto di vista di quello che effettivamente la Juventus e i suoi attori stanno facendo di buono. Perché non dimentichiamo che abbiamo comunque fatto più di 50 punti in una ventina, poco più di partite. Quindi qualcosa abbiamo fatto, non siamo rimasti lì a guardarci intorno. Quindi penso che da questo punto di vista sia meritevole del nostro interesse e del nostro sostegno. Quindi Allegri out sì, però intanto sold out ci sta portando verso quella direzione, e io mi fido più di quella direzione là. E ripeto, non è andando un discorso del fatto che ci possa più o meno piacere Allegri, il punto non è questo, anche se penso che ormai l'hashtag Allegri out sia anche un po' saturo e vada superato con una discussione un po' più sui punti, no? Che comprenda anche l'allenatore, ma che non sia in qualche modo a slogan, ma devo andare, insomma, verso una direzione neanche dell'hashtag sold out, ma della vicinanza, del sostegno in tutte le maniere possibili da parte nostra, dallo stadio o rimanere a casa e sostenerne anche sui social, della squadra e dell'allenatore, ricordandoci che c'è un secondo posto da confermare e la squadra ha chiaramente bisogno di un plus mentale che anche il tifoso può dargli allo stadio, ma anche chiaramente sui social, banalmente. Commenti qui sotto, come per sempre, forza Juve e alla prossima. Forza Juve, la partita di me che la chiude. Non mi diverto, senta almeno 6 sfide al mese. Prendi la gente, seguile con il marchese.